Non serve molto ingegno per capire questo imbroglio. Ogni singolo dollaro che la banca centrale produce viene prestato applicando un interesse. Questo significa che ogni singolo dollaro prodotto consiste in verità in un dollaro più una certa percentuale di debito incorporata in esso. E finché una banca centrale ha il monopolio nella produzione di moneta di un'intera nazione, presta ogni dollaro con una quota immediata di debito intrinseco in quello stesso dollaro, da dove proverrà il denaro per pagare quel debito? Ancora una volta potrà venire soltanto dalla banca centrale. Ciò significa che la banca centrale deve far crescere continuamente l'offerta di moneta per coprire temporaneamente il debito creato ancora non pagato. E come risultato, dato che il nuovo denaro viene anch'esso dato in prestito applicando un interesse, si crea ancora più debito. Il risultato finale di questo sistema, senza dubbio, è la schiavitù. Perché è impossibile per il governo e anche per la gente uscire mai da un debito che si autorigenera. I padri fondatori di questa nazione erano ben consapevoli di tutto questo. Sin dai primi del Novecento, gli Stati Uniti avevano già sperimentato e rimosso alcuni sistemi bancari centrali, che furono teatro di atti di corruzione da parte di avidi interessi bancari. A quell'epoca le famiglie dominanti del settore bancario e degli affari erano i Rockefeller, i Morgan, i Warburg e i Rothschild. E nei primi del Novecento cercarono di far pressione ancora una volta per una legge che istituisse nuovamente una banca centrale. Tuttavia, sapevano che il governo e la gente erano stanchi di quel tipo di istituzione. Era pertanto necessario creare un incidente che colpisse l'opinione pubblica. Quindi J.P. Morgan, che all'epoca era pubblicamente considerato un luminare della finanza, si servì della sua enorme influenza, rendendo pubbliche voci incontrollate sull'insolvenza o sul fallimento di una delle principali banche di New York. Morgan sapeva che questo avrebbe causato un'isteria di massa che avrebbe colpito anche altre banche, come in effetti successe. La gente, per timore di perdere i propri depositi, diede inizio immediatamente a prelievi di massa. Di conseguenza, le banche furono costrette a richiedere il rimborso dei mutui concessi, costringendo i beneficiari a vendere le proprie proprietà, generando una spirale di bancarotte, sequestri di beni e disordini sociali. Collegando fra loro le cose, pochi anni dopo, Frederick Allam, dal settimanale Life, scrisse: «Gli interessi di Morgan hanno avuto la meglio nel far precipitare il panico nel 1907, guidandolo perspicacemente proprio mentre cresceva. Ignari della frode, dopo il panico del 1907 si costituì una commissione d'inchiesta parlamentare diretta da Nelson Elbrick, che aveva stretti legami con i cartelli bancari e che più tardi divenne membro della famiglia Rockefeller contraendo matrimonio. La commissione diretta da Elbrick raccomandò la costituzione di una banca centrale affinché casi di panico come quelli del 1907 non potessero accadere più. Questa era la miccia di cui avevano bisogno i banchieri internazionali per avviare il loro piano. Nel 1910 si tenne un incontro segreto in una proprietà di J.P. Morgan sulle isole Jekyll di fronte alle coste della Georgia. Fu in quell'occasione che la legge sulla banca centrale chiamata Federal Reserve Act venne scritta. Questa legge fu scritta da banchieri, non da legislatori. Questo incontro era così segreto, così nascosto al governo e alla pubblica opinione che le circa 10 personalità che vi parteciparono si dicesse dovessero utilizzare pseudonimi per rivolgersi l'un l'altro. Dopo la formulazione della legge, questa fu consegnata al loro rappresentante politico, il senatore Nelson Elbrick, affinché la facesse approvare dal Congresso. E nel 1913, con un forte sostegno politico dei banchieri, Woodrow Wilson fu eletto presidente. Aveva, di fatto, già consentito all'approvazione del Federal Reserve Act in cambio del loro sostegno alla sua campagna elettorale. E due giorni dopo Natale, quando la maggior parte del Congresso era a casa con le proprie famiglie, il Federal Reserve Act venne ammesso ai voti e Wilson, a sua volta, promulgò la legge. Anni dopo, Woodrow Wilson scrisse con rammarico: anche il parlamentare Lewis McFadden disse la verità dopo l'approvazione della legge. Qui è stato fondato un sistema bancario mondiale, un superstato controllato da banchieri internazionali che agiscono congiuntamente per rendere schiavo il mondo a proprio piacimento. La Fed ha usurpato il governo.
Ora, all'opinione pubblica era stato detto che il sistema della Federal Reserve era uno stabilizzatore per l'economia e che l'inflazione e la crisi economica erano cose che appartenevano al passato. Beh, come la storia ci ha mostrato, niente è così lontano dall'essere vero. Il fatto è che i banchieri internazionali possiedono da allora un efficiente strumento per poter espandere le proprie ambizioni personali. Per esempio, fra il 1914 e il 1919 la Fed ha aumentato l'offerta di moneta di circa il 100%, determinando un'ampia apertura di credito alle banche minori e private. Dopodiché, nel 1920, la Fed richiamò una grande percentuale dell'offerta di moneta in circolazione, con il risultato che le banche minori dovettero richiamare una grossa parte dei prestiti concessi, e così come accadde nel 1907 si verificarono prelievi di massa, bancarotte e crolli. Oltre 5.400 banche competitive al di fuori del sistema della Federal Reserve crollarono, consolidando ulteriormente il monopolio di un piccolo gruppo di banchieri internazionali. Consapevole di questo crimine, il membro del Congresso Lindbergh si fece avanti e dichiarò nel 1921: «Attraverso il Federal Reserve Act, il panico viene creato scientificamente. Il panico attuale è il primo che viene creato scientificamente, manovrato esattamente come la soluzione di un'equazione matematica». Tuttavia, il panico del 1920 era solo un riscaldamento. Dal 21 al 29 la Fed ha nuovamente fatto crescere l'offerta di moneta, determinando ancora una volta un vasto incremento dei prestiti alle famiglie e alle banche. C'era anche un tipo del tutto nuovo di prestito chiamato prestito di margine nel mercato azionario. Molto semplicemente, un prestito del margine consentiva ad un investitore di versare solo il 10% del prezzo delle azioni, mentre l'altro 90% veniva prestato dal broker. In altre parole, una persona poteva possedere azioni di un valore di $1.000 impiegando solo $100. Questo metodo era molto popolare nei ruggenti anni 20, quando tutti sembravano far soldi investendo nel mercato. Tuttavia c'era un inganno in questa forma di prestito. Poteva essere richiamato in qualsiasi momento e doveva essere pagato entro 24 ore. Questa clausola era denominata chiamata del margine. E il tipico risultato della chiamata del margine era la vendita del titolo assieme al debito sottostante. Pochi mesi prima dell'ottobre del 1929, quindi J.D. Rockefeller, Bernard Barrack e altri insider uscirono silenziosamente dal mercato e il 24 ottobre del 29 i finanziatori newyorkesi che avevano concesso i prestiti del margine iniziarono a richiamarli in massa. Questo diede immediato impulso ad una vendita di massa sul mercato, obbligando tutti alla copertura dei margini di prestiti. Quindi iniziarono prelievi di massa per le stesse ragioni, determinando il crollo di più di 16.000 banche e consentendo alle cospirazioni dei banchieri internazionali non solo di comprare banche rivali a prezzi scontati, ma anche di acquisire intere corporazioni per pochi penny. Fu la più grande rapina della storia americana. Ma non finì lì. Anziché incrementare l'offerta di moneta per potersi riprendere da questo crollo economico, la Fed ha diminuito l'offerta di moneta, rafforzando una delle più grandi crisi economiche della storia. Furioso una volta ancora, il membro del Congresso Louis McFadden, oppositore di lunga data dei cartelli bancari, avviò le procedure di impeachment contro il Consiglio del Federal Reserve, affermando del crollo e della crisi. Sono stati eventi provocati in modo scientifico. I banchieri internazionali cercarono di far emergere una condizione di disperazione affinché potessero impadronirsi di tutti noi. Non c'è da stupirsi che, dopo due precedenti tentativi di omicidio, McFadden venne avvelenato da un banchetto prima di poter avviare le procedure di impeachment. Ora, dopo aver ridotto la società allo squallore, i banchieri della Federal Reserve decisero che il sistema aureo doveva essere rimosso. Per fare questo avevano bisogno di acquistare l'oro che rimaneva in circolazione nel sistema. Per questo, con la pretesa di aiutare la fine della depressione, arrivò nel 1933 la confisca dell'oro. Minacciando l'incarcerazione fino a 10 anni, a tutti in America veniva ordinata la consegna al tesoro dei propri oggetti preziosi in oro, rubando di fatto quel poco di benessere che era rimasto alla gente. E alla fine del 1933 il sistema aureo fu abolito. Se guardate ad una banconota da un dollaro precedente il 1933, si legge pagabile in oro. Se guardate ad una banconota oggi, si legge che è moneta a corso legale, che significa che il suo valore è coperto da assolutamente nulla. È carta senza valore. L'unica cosa che dà valore alla nostra moneta è quanta ce n'è in circolazione.